Ciao a tutti e bentornati nel canale. Questo video è dedicato ai preferiti del mese di gennaio. Vorrei cominciare da un prodotto che usavo tanto tempo fa, che ho deciso di riprendere, visto che forse mi faccio allungare i capelli, li volevo tagliare, però ci sto ripensando. Magari quando sento il bisogno dei capelli corti li leggo come ho fatto oggi e poi magari quando lo voglio più lungo me lo sciolgo. Però quindi voglio usare questa lacca, è una lacca a cielo alto che io ho usato per tanto tempo. Mi sembra una delle migliori in commercio nelle grandi catene commerciali acqua e sapone e Tigotà. Non sto parlando di un prodotto professionale, ecco, uno dei migliori che io di solito trovo ad acqua e sapone e Tigotà. Fatemi sapere se conoscete qualcosa di più valido, però giustamente ne metto poca, quindi mi durerà per tanto tempo. E un bel fissaggio forte, molto molto potente, anticrespo, non gas, quindi diciamo un prodottino valido che all'occorrenza magari un ciuffo ribelle, molto molto utile. Poi un altro preferito e acquistato nel mese di gennaio è questo siero illuminante di Kiko, un siero molto molto bello. Ecco, riesco a farvi. Non è un illuminante, è sempre un siero idratante, però che va a uniformare la pelle in questa maniera. Non è un primer, però si potrebbe anche, vedete, sostituire a un primer. Io metterei questo e poi il primer. Per il primer mi sto attrezzando, vedete? Cioè, luminoso in questa maniera, non con i brillantini, però allo stesso tempo questo siero è idratante, siero viso illuminante correttivo per rughe ad effetto lifting. Molto bella anche la confezione, costa 22 euro, costicchia, però se vogliamo un prodotto fatto meglio, bisogna investire economicamente un pochino di più. Poi ognuno fa come vuole. Dopo tanto mi sono riconvinta a prendere il correttore. Ho preso questo correttore molto economico, non posso prendere tutto molto costoso. Voglio riprovare, visto che prima voi sapete tutto di me, io metto il fondotinta dappertutto, però voglio cambiare, ecco, voglio cambiare e diventare un pochino più, non dico professionale, un pochino più precisa nelle cose, e quindi andrò a mettere il correttore nella zona occhi. Ho scelto questo correttore di Bella Oggi perché è idratante. Non voglio un correttore che mi va a seccare, ok? Quindi anche questo è effetto filler, azione coprente per borse e occhiaie, perdonatemi. Questo lo porto sempre con me i ritocchini. Sono fatta strana, vabbè. Poi una meraviglia che sto mettendo di più nel mese di gennaio è quest'olio Nuxe. Io non vi vado a spiegare com'è quest'olio. È un olio che può essere usato anche per il viso e i capelli.
Lo sto mettendo prima del trucco, lo sto mettendo dopo il siero, però ho notato una cosa, che forse, adesso non si può vedere, mi ha anche rinforzato le ciglia perché va a nutrire. A questo proposito, ho pensato più in là di prendere l'olio di visone per le ciglia, perché tantissimi anni fa avevo comprato un olio di visone per le ciglia, funzionava. Ovviamente ho smesso di mettere l'olio di visone, dopo tanto tempo le ciglia perdono vigore, però mi ha dato come quella sensazione. Perché lo sto amando? Lo sto amando perché comunque mi va a nutrire e non è comodo come Donica, perché ho la pelle mista molto problematica. L'olio non mi va a creare, almeno in questo momento, né problemi di comedoni né problemi di grani di miglio. Poi sto usando tantissimo questo balsamo labbra Nuxe. Ho visto che piace tanto anche a una ragazza che seguo, Pinchele, me l'ha ricordato, ho detto perché no, dobbiamo usare questo prodotto e in effetti è molto 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 nutriente. Questo mi sa che stava nella confezione, era un regalo insieme a questo. Buonissimo. Poi un'altra chicchetta del mese di gennaio è questo illuminante di Kiko, che vabbè conoscete tutti perché c'è sempre, fa parte, diciamo, del dei prodotti base. Non è molto 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 illuminante, però fa questo effetto bagnato molto molto bello. Io l'ho indossato su di me, non ho capito perché non si nota per niente quando metto l'illuminante, forse perché ho la pelle chiara, non so. Comunque questo che adesso uso sempre ogni volta che mi trucco. Devo provare a metterlo un goccino insieme al fondotinta, vi farò sapere. Poi ho ripreso una crema occhi un po' più efficace ed è di Somatoline. Io non è la prima volta che uso questo prodotto. L'ho usato anche lo scorso anno e mi sono trovata benissimo. E 4D occhi filler rughe. Mi sono trovata benissimo perché comunque è molto confortevole, attenua le borse, le occhiaie, acido ialuronico. In più non ha la profumazione. Quindi questa cosa per me è molto importante. Senza profumo non lascia residui sulla pelle. Fantastico, fantastico. Stava in sconto ed è venuto 12 euro. Questo trattamento antirughe specifico per la delicata zona contorno occhi riempie immediatamente le rughe, attenua le borse, le occhiaie. Oddio, io per me forse fra poco ci vogliono le punturine. Non posso più contare sulle creme, però vabbè, vedremo. Speriamo che mi passano queste fantasie. Poi, fondotinta preferito del periodo, un periodo molto lungo, è questo fondotinta che ne ho consumato metà di Kiko, ma voi sapete tutto quello che uso perché quando faccio videotrucchi, quindi vedete le cose che uso. Questo fondotinta e mi trovo a metà. Mi piace tantissimo il colore, ho indovinato, mi sono fatta consigliare dalla commessa, 3R fondotinta fluido perfezionante
idratante. Quindi io ormai qualsiasi prodotto per la base possibilmente preferisco che sia idratante. Molto molto importante questo fattore. Un ottimo fondotinta, SPF, FPS 25, veramente fantastico. Non costa pochissimo, però vale tutti i soldini che ho speso perché comunque è un ottimo prodotto. Per quanto riguarda il fondotinta, preferisco investirci. Più in là, so che investirò anche per un eventuale correttore occhi, prenderò qualcosa di più specifico, di più costoso, anche se magari questo per portare in borsetta è molto comodo. Poi, come sapete, sto usando tantissimo questo stick per fare contouring. Questo è il colore, è un marrone molto freddo, come è giusto che sia. Poi questo gloss rimpolpante sa di menta, meglio non eccedere perché potrebbe essere veramente troppo mentolato, ed è il numero 08 di Sephora. Un'altra tinta labbra che sto amando da morire e che ho indossato è questa tinta labbra di Diego Della Palma numero 10. È un marrone caldo, però è fantastico, è fantastico. Diciamo che non è né eccessivamente caldo e né eccessivamente, mi sembra forse neutro, fatemi sapere, lo sto adorando. Ho messo come contorno alle labbra, sfumato tantissimo, questa matita labbra e matita occhi marrone, però l'ho sfumato tantissimo perché mi piaceva tantissimo questo marrone. E la matita è di Max Factor. Ragazzi, questi sono i prodotti di questo periodo che sto amando e usando. Manca qualcosa? Vabbè, se manca qualcosa lo metterò in un altro video. Solo io potevo fare questo. Bene, ragazzi, è meglio che sparisco, altrimenti combino guai. Ciao.